partenza, che per noi è anche un po' emozionante perché è il primo metro di un viaggio abbastanza lungo, abbastanza impegnativo, che abbraccerà tutta l'Italia in un momento in cui il nostro paese ha sofferto e sta cercando lo spirito giusto per ripartire insieme al resto del mondo, perché questa situazione ci ha veramente messo veramente in difficoltà tutto il mondo. Il nostro viaggio ricalca la battuta di Totò e ricalca quello che il mondo è, il momento di Totò e del dopoguerra, quando l'Italia già è ripartita, ripartiva da macerie vere, macerie delle case, macerie delle strade, macerie delle strutture, quindi ripartiva da zero, ripartiva dal punto di vista materiale, ma ripartiva dal punto di vista anche politico e sociale, perché ripartiva dopo una dittatura, ripartiva dopo l'azzeramento delle attività imprenditoriali e industriali, quindi si ripartiva veramente da zero. Oggi è una ripartenza, speriamo non sia così faticosa e così dolorosa come quella, perché quella era veramente al minimo che ci potesse essere. Però già allora l'Italia, gli italiani hanno dato un straordinario esempio di forza, di capacità, di caparbietà, tant'è che l'Italia in pochissimi anni, poi negli anni 60, si è dichiarato il boom economico italiano, cioè il più grande momento di sviluppo italiano. L'Italia è riuscita ad essere tra le prime 5-6 nazioni più sviluppate, più industrializzate, più progredite del mondo. Quindi questo momento è un momento per noi quasi di pellegrinaggio dopo questa esperienza del virus, ma è anche l'incitamento ad una ripartenza come quella. Quindi grazie all'amministrazione comunale, grazie al sindaco, grazie a tutti quelli che collaboreranno, grazie agli uomini di mondo che sono qui presenti e che adesso porteranno anche loro un loro saluto. E io consegnerei al sindaco la targa, diciamo, il presidente di Rocco della Provincia Italiana ci ha omaggiato e che lasceremo a tutti i sindaci lungo il percorso. Poi abbiamo dato all'assessore la maglia del nostro viaggio e poi abbiamo Valentina, che è un prodotto di casa, è un concittadino perché è di Fossano ed è campionessa italiana di e-bike, quindi non possiamo dare la maglia perché la sua maglia è più importante della nostra, però abbiamo qui Roberto Briccola, che è il titolare, che è il fratello Giovanni della Brix, che offre una borsetta che è frutto dell'ingegno e del design italiano. Danilo. Danilo. Allora, grazie a tutti voi. Abbiamo un saluto a questo gemellaggio tra Cuneo e Napoli, che mi porterà il saluto a tutti i napoletani, che ovviamente grazie al genio di Totò a fare questa specie di amicizia con la città di Cuneo. Siete più forti di ogni cosa, non avrei mai detto che sareste riusciti a organizzare una pedalata del genere. Siete qui, avete voluto la bici e quindi adesso aspettiamo la vignetta, oggi devi venire lì a fare una vignetta. Ah, c'è già, già. Grazie, sindaco. Senza mascherina. No, vabbè, c'è una delle massime di mia madre che quando mi vede un po' nervoso dice: hai voluto la bici, pedala. E secondo me adesso veramente a voi tocca pedalare. Questo viaggio è un viaggio, è una partenza, no? Quella di adesso, e metaforicamente vuole essere una ripartenza. Il paese, il paese che si tira sulle maniche, che si dà da fare, che fa un messaggio di amicizia, perché comunque un abbraccio davvero che prende tutta quanta l'Italia, da Cuneo a Napoli. Lo fa in modo leggero perché ricordiamo un personaggio, un grande personaggio come Totò, lo facciamo insieme agli uomini di mondo, lo facciamo toccando dei pezzi del nostro paese, anzi scopriamo dei pezzi del nostro paese e farete delle tappe in posti significativi, una su tutti questa sera al paese di Pardini, Stefano.
quindi insomma grazie a voi che facendo sport, stando insieme, penso anche divertendovi un po', anzi vi auguro divertendovi soprattutto, mandate questo tipo di messaggio. Grazie a Michelino e alla Storia in Bici che ha voluto pensare questa, insomma, questo momento di ripartenza, manda davvero tanti messaggi, credo che sia una cosa bella, testimoniata dalla presenza oggi in massa dell'amministrazione, l'assessore clerico che vi accompagnerà lungo il tracinto, qui ci farete sapere fin dove, Paola Olivero, assessore delle manifestazioni, c'è anche qui Maria Laura Rizzi, consigliere comunale, insomma c'è Santina Isoardi, insomma possiamo deliberare, praticamente abbiamo un numero legale. E quindi insomma tutta questa presenza testimonia l'apprezzamento dell'amministrazione e di tutta la nostra comunità per questa bella cosa che fa. Bravi, bravi. Grazie, viva! Allora mettiamo in moto la macchina.